Buongiorno a tutti, cari amici, sono lieta di presentarvi Marco Aurelio Sesto, insegnante di yoga e maestro di Reiki da 23 anni. Ciao Marco! Buongiorno a te, Ilaria. Grazie per l'invito, per darmi la possibilità di dire quello che penso. Grazie a te. Bene, allora iniziamo subito, ti faccio la prima domanda. Come lo yoga ci può aiutare a ritrovare l'equilibrio dopo il lockdown e comunque ci ha aiutato durante il lockdown? Allora, volevo fare una premessa. Innanzitutto penso che buona parte di quello che sia successo, forse tutto, sia dovuto a un inquinamento a vari livelli. Inquinamento a livello fisico, a livello di alimentazione, a livello di cibi che sono acidificanti per il corpo, di cibi che magari sono stati coltivati con pesticidi, cibi geneticamente modificati. Pensiamo all'inquinamento dell'ambiente, al particolato, a tutta la chimica che c'è nell'aria che purtroppo respiriamo. Pensiamo alle scie chimiche, non ci credete? Informatevi. Pensiamo all'inquinamento elettromagnetico, a queste tecnologie che qualcuno vorrebbe inserire, tipo in questi periodi tipo il 5G, informiamoci su tutto. Quindi c'è un inquinamento veramente ad ampio spettro. Pensiamo ad abuso di farmaci, psicofarmaci, che so, antibiotici o anche vaccini tossici velenosi, tutte cose che danneggiano il corpo. E poi anche a livello sottile, pensiamo all'inquinamento dovuto a una comunicazione dei media di comunicazione di massa. Che tende ad instillare la paura dentro le persone, ok? È molto molto importante, molto molto efficace anche in negativo l'effetto di paura che fa sulla massa un'informazione di un certo tipo. Quindi noi viviamo in un ambiente che è inquinato. Lo yoga, che è lungi dall'essere soltanto una mera tecnica di posizioni, è una vera e propria scienza. Io parlo proprio dell'Ashtanga Yoga di Patanjali, lo yoga millenario, lo yoga in 8 passi. È una vera e propria scienza che punta non soltanto a muovere il corpo, cosa che comunque è molto molto efficace, ma punta a dare degli strumenti anche etici per vivere una vita equilibrata e sana. Evitare la violenza sia in azioni che in parole, che in pensieri. Cercare di vivere una pulizia nel corpo e anche all'esterno, nella casa e altro, cercare di dire la verità quanto più si può e cercare di studiare se stessi. Quindi sono un insieme di indicazioni, se non vogliamo usare la parola regola perché ci sembra troppo rigida, sono un insieme di indicazioni che vogliono aiutare la persona nel suo insieme globale, olistico, ci piace dire in questo periodo, per aiutarla ad essere sana a vari livelli, non solo a livello fisico, ma anche soprattutto emozionale, mentale e anche a tendere spirituale. Sicuramente è efficace l'aspetto fisico, perché noi quando muoviamo il corpo negli asan, nelle posizioni, aiutiamo tramite questi stiramenti, questi allungamenti, oltre la salute fisica, mantenendo in forma i muscoli, le articolazioni, noi riusciamo ad esprimere attraverso questi allungamenti, a lasciare andare le emozioni negative. Un altro aspetto estremamente importante nello yoga, oltre che è strettamente correlato all'aspetto fisico, è l'aspetto del controllo del respiro o dell'espansione del respiro, quello che tecnicamente, usando una parola sanscrita, è chiamato pranayama. Quindi controllo del respiro o espansione del respiro. Il respiro è anche energia, quindi noi utilizzando tecniche, discipline di controllo del respiro, noi aumentiamo la nostra energia personale e sappiamo benissimo quanto è non importante, ma fondamentale nel nostro quotidiano, nella vita, avere energia per mettere a disposizione, di quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri intenti. Lo yoga, questa vera e propria scienza, prosegue anche con aspetti di concentrazione, di meditazione, che servono non soltanto per regolarizzare tutte le funzioni vitali, ma servono anche per indagare le parti più profonde del nostro essere, servono per calmare le emozioni, per trasformare le emozioni, ci servono per stare nel momento presente, per evitare quanto più possiamo sensi di colpa relativi, ne so, relativi al passato, rimpianti relativi al passato, o
o aspettative troppo forti relative al futuro. Ci insegna a stare nel qui ed ora, nel momento presente, perché in effetti è l'unico momento sul quale noi abbiamo potere. Quindi lo yoga che noi pratichiamo, naturalmente si parte dall'aspetto fisico, perché è la parte più semplice, quindi interagire con il nostro corpo denso, ma ripeto, è una vera e propria scienza che andrebbe studiata e indagata, perché ci porta ad entrare in contatto con tutti gli aspetti del nostro corpo, con tutti i corpi che sono in tutt'uno, sono uniti: il corpo fisico, il corpo emozionale, il corpo mentale e il corpo spirituale, il corpo del testimone silenzioso interiore. Non sono scissi, sono uniti, sono un tutt'uno, sono semplicemente in diversi stati, così come esiste l'acqua, il ghiaccio, l'acqua e poi il vapore acqueo e l'aspetto eterico, ma sempre stessa sostanza è, quindi non a detrimento uno dell'altro, non si discrimina qui, tutto è uno anche in questo senso. Dobbiamo prenderci cura del corpo fisico, così come il corpo emozionale, mentale e spirituale, vedere un tutt'uno integrato. Lo yoga è una vera e propria scienza, come ce ne sono anche tante altre, e ugualmente efficaci. Una scienza, lo yoga è una scienza millenaria, ma non è l'unica, ripeto, che si occupa di, appunto, di curare l'integrità di tutti gli aspetti del nostro essere. Bene, a proposito di questo, Marco, come lo yoga ci può aiutare ad mantenere e aumentare le nostre difese immunitarie? Bene, avendo fatto questa premessa, quindi, che tutto è uno, quando noi manteniamo a livello fisico il corpo sano con una sana alimentazione, cioè con una corretta attività fisica, cercando di mangiare cibi che meno sono acidificanti ma sono più alcalinizzanti per il nostro corpo, per anche evitare veleni tipo, se possibile, alcolici, fumo, droghe sì, e così via, senza esagerare, noi riusciamo a mantenere un corpo sano, la salute, quindi mangiando bene, respirando bene, muovendo il corpo non solo con lo yoga ma anche con la corretta attività fisica, andando a camminare, con il contatto con la natura, cercando di assumere, anche se serve integratore, vitamine. Guardavo proprio ieri un video su un sito molto molto interessante che si occupa di informazione, non contro informazione, informazione vera, che si chiama bioblue.com, dove veniva intervistato un medico con più di 40 anni di esperienza che proponeva di assumere quotidianamente massicce dosi di vitamine. Nel video si parlava essenzialmente di vitamina C, però io invito a documentarvi su tutto, anche sulla vitamina D, sulle vitamine del complesso B, perché non ci sono controindicazioni, se ne possono assumere quanto se ne vuole e noi stiamo meglio, perché assumendo queste vitamine noi potenziamo tutto il nostro corpo, massimamente l'intestino. Nell'intestino c'è una grandissima flora batterica, viene chiamata microbiota. Se il microbiota è sano, verosimilmente, quasi al 100%, il corpo è sano. Perché? Perché circa l'80%, così dice la scienza, del sistema immunitario risiede nell'intestino. Quindi se noi agiamo a livello fisico, in questo mangiando bene e integrando, cercando di bere bene, cercando di stare a contatto con la natura, quindi di respirare aria buona per quanto è possibile, quindi non tutti potranno farlo, perlomeno non nel quotidiano, non sempre, magari se vivono nelle grandi città, però ritagliarsi del tempo per andare nei parchi, stare a contatto con la natura, respirare. Ebbene, noi avendo tutte queste attitudini positive, noi possiamo potenziare il nostro sistema immunitario. E quindi con il sistema immunitario che è potente, noi vivendo da quando esiste la vita, da quando esiste l'essere immersi in virus e batteri, con il sistema immunitario forte, ripeto, non ci fa nulla, ok? Soltanto che mangiando cibo di un certo tipo, che acidifica, che è morto, studiate, vi invito a cercare, mangiando e bevendo acqua di bassa qualità, respirando aria di bassissima qualità, inquinata, noi andiamo a inquinare senza contatto con la natura o con poco contatto con la natura, con un inquinamento psichico notevole, perché qualcuno vive emozioni essenzialmente di paura. Ebbene, con tutti questi aspetti negativi non controbilanciati con gli aspetti positivi, ebbene, il sistema immunitario viene debilitato. Quindi noi dobbiamo
potenziare il sistema immunitario con attitudini positive, e lo dobbiamo fare quotidianamente con una sana disciplina autoscelta, autoimposta. Ah, poi sicuramente ci saranno anche delle asana che aiutano a mantenere il sistema immunitario attivo, no, Marco? Io ti direi, Ilaria, tutti gli asana. Perché? Perché muovendo il corpo noi aiutiamo a distendere, come ho detto anche prima, all'inizio della premessa, i muscoli, i legamenti, con le torsioni noi andiamo a mobilizzare la colonna vertebrale, dove scorre il fluido cerebrospinale. Quindi noi andiamo con le posizioni, con il respiro connesso alle posizioni, a creare una nuova relazione armoniosa con il nostro corpo. Gli asan, tutti, ripeto, tutti quanti, danno anche con questo nuovo, questa nuova coscienza del nostro corpo e del nostro respiro, aiutano a stimolare la gioia dentro di noi, grazie a questa nuova consapevolezza corporea riscoperta e del nostro respiro riscoperto. Perché? Perché correndo, molti di noi corrono tutto il giorno, come nella ruota del criceto, dietro a incombenze che molte volte non sono importanti, e respiriamo in maniera superficiale, oltre a respirare un'aria velenosa, tossica, con particolato dentro l'aria, andiamo a respirare in maniera superficiale. Invece con lo yoga noi andiamo a riscoprire il respiro completo, che non è soltanto quello toracico, ma è anche quello addominale, okay, oltre a quello toracico, quindi e poi clavicolare, sottile. Possiamo riscoprire il respiro yogico, quello completo. Okay? Quindi noi, ritornando a noi stessi, alla nostra autentica, più autentica natura, noi possiamo potenziarci, riscoprire l'aspetto della gioia, dell'amore per noi stessi e poi anche per gli altri, e così, vivendo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico e quindi anche di conseguenza dal punto di vista mentale, noi riusciamo a essere nuovamente forti, potenti, non ci fa niente, nulla, che virus, niente. Bene, ti faccio l'ultima domanda, Marco. Cosa possiamo fare per il futuro? E lo yoga potrebbe essere uno dei nostri antidoti per vincere le nostre paure? Assolutamente, proprio perché ti dicevo poco fa di questo inquinamento psichico che qualcuno dice è indotto dalla televisione, dai mass media, dai mezzi di comunicazione di massa che puntano alla spettacolarizzazione di tanti aspetti anche negativi, tendono ad ingrandire. È vero, ma il telecomando chi ce l'ha in mano? Ce l'abbiamo noi. Noi possiamo scegliere quali programmi guardare. Così come noi possiamo scegliere se stare fermi sul divano o praticare yoga, muovere il corpo, imparare a respirare in maniera nuova, scegliere nuove relazioni, prenderci dei momenti di calma, di introspezione per osservare che cosa si muove dentro di noi, la nostra vera natura. Sono i passi un pochettino più elevati della pratica yoga, quelli che arrivano dopo la cura del corpo fisico, quando si inverte la direzione, anziché andare all'esterno si va verso l'interno. Ci sono gli aspetti di concentrazione, ci sono gli aspetti di meditazione, che sono tutti delle membra, delle branche di questa disciplina, di questa vera e propria scienza amplissima che è lo yoga. Però come tutte le cose nella vita, non è una bacchetta magica, bisogna disciplinarsi. Noi dobbiamo mettere dell'impegno in ciò, nell'amore, nella cura verso noi stessi. Pensa, Ilaria, che per 8-10 ore al giorno, qualcuno anche 12, va dietro al lavoro, anche legittimamente, dobbiamo rendere conto alla materia, dobbiamo mantenerci. Certo. Però quanto tempo dedichiamo ogni giorno alla cura della nostra alimentazione, al corretto movimento del corpo, al corretto respiro e alla corretta introspezione? Se solo dedicassimo un decimo del tempo che dedichiamo al lavoro, alla cura e all'amore per noi stessi, con lo yoga, con la respirazione o con altri strumenti, noi saremmo sani, non ci smuoverebbe nessuna notizia brutta, ok? Ma comunque quello che voglio, ciò su cui voglio portare l'attenzione, che il potere è nelle nostre mani, il potere di scelta è nelle nostre mani. Voglio segnalarvi questo e far leva su questo, perché qualcuno, magari per interessi oscuri, vuol far credere alla massa dell'umanità che è separata e senza potere. Ciò è falso, a meno che il potere, il consenso, non glielo diamo noi. Allora io vi dico, recuperiamo il nostro potere personale e facciamo le nostre scelte, scegliamo ciò che
bene per noi, senza paura, in uno stato di gioia massima, il più possibile. Grazie Marco, grazie. Grazie per essere stato qui con noi, spero che prenderai parte anche al nostro progetto e magari anche per qualche altra intervista. Grazie a te, Ilaria, per aver, ripeto, per avermi dato questa possibilità, e invito ancora in ultimo tutti a prendersi cura in una maniera nuova di loro stessi. Io ho scelto lo yoga di Reiki, voi per la loro semplicità, perché non serve essere contorsionisti. Va bene. Etica e concentrazione. Voi trovate il vostro strumento, ok? Siate liberi e potenti. Grazie Marco, grazie ancora. Ciao.